gioiasport.com, il blog con tutto lo sport della tua città. È una sconfitta proprio che non ci voleva. Quest'anno, dopo la riconferma del mister, avevamo tante aspettative. Oggi è andata malissimo, ma non sotto tutti i punti di vista. La Gioiese, qui vanno tutti i meriti, ha stravinto la partita giocando a centrocampo. Noi non siamo riusciti a essere la solita Vibonese. Forse dobbiamo tornare con i piedi per terra e iniziare a lavorare senza pensare ad altre cose. Il problema sono stati tre gol subiti, tre gol, anche se l'ultimo è stato noto gol nostro, però era nell'aria, che troppi palloni passavano, ogni calcio d'angolo non riuscivamo ad intercettare i palloni. Ma detto questo, anche se gol li hanno fatti su palle inattive, hanno sempre giocato a pallone, hanno cercato di impensierire. Non vorrei che la sconfitta di oggi si trovi il capo espiatorio del portiere, assolutamente. La sconfitta di oggi è stata frutto di tutta la squadra. Quindi diciamo che quando riguarda il capitolo portiere possiamo mettere una pietra. Il portiere oggi non è stata una delle sue migliori partite, però su quattro gol è impossibile dare la colpa su tutte e quattro al portiere. L'obiettivo della Vibonese è subito cercare di riprendere da questa sconfitta, di cercare di tornare con i piedi per terra. Noi come società abbiamo accontentato tutto quello che ci hanno... Tutte abbiamo... Più di questo non so cosa possiamo fare. Voi giornalisti che state a Vibo sapete che persino i lavori al campo sono a carico della società, che il Comune ha abbandonato totalmente... questa società, la squadra di calcio di Vibo. Infatti siamo stati costretti a dover rinunciare agli allievi giovanissimi. Non so cosa possiamo fare di più come società. Abbiamo riconfermato il mister, abbiamo riconfermato i giocatori che sono stati gli artefici del quinto posto dell'anno scorso. L'anno scorso, aggiungo questo, non abbiamo mai subito quattro gol, abbiamo subito solo tre gol nella gara assicurata di San Biagio. Quest'anno siamo partiti con quattro gol subiti, e mi sembra eccessivo e non si può dare la colpa solo al portiere. Quindi non so, sarà compito del mister martedì vedere gli errori che sono stati fatti e rimediare al più presto. Già dalla partita di domenica a Montalto, che ci aspetta una gara tremenda. Non è che forse ci sia un attimo, non dico illusi, ma collati sui buoni risultati dello scorso anno e le buone parole da parte della stampa e della cronaca? Per questa partita sicuramente sì. Io parlai col mister venerdì, gli dissi che di non esaltarci come dicevano i giornalisti, del calendario, che queste tre partite, che avevamo così dire questi tre derby, erano i più difficili della stagione. Il mister sapeva pure di questo pericolo che c'era. Appunto, a me mi sembra, non so cosa non ha funzionato oggi. Sicuramente siamo stati colti impreparati.